No, Friendly Pigs! No, che cosa è scritto? Mi dissocio. Mi dissocio da questa cosa. Forse. Mi dissocio, mi dissocio. Buonasera a tutti. Dai, che oggi andremo a vedere come l'ha presa Vergil per improvvisa rottura del suo amore incestuoso. Io mi dice invece, Messer, io mi associo fortissimo. Questa puntualità, in realtà sono estremamente maleducata e volgare perché non si comincia mai in anticipo. Mai in anticipo. Infatti non ho ancora aperto le robe qua. Ok. Non ho aperto le icone, adesso faccio tutto, eh. Devo scrivere una cosa al mio ragazzo. Devo cazziarlo un secondo. Ok, niente. Allora, di stare non funziona, ragazzi, ve lo giuro. Non ha senso. La gente mi riesce a ostare. Lui riesce a ostare gente, ma non riesce a ostarmi. Luna Grey, grazie. Ve lo giuro. Non ha senso questa cosa. No, non mi osta. E abbiamo provato 100 volte. Abbiamo provato a togliere il canale, a rimetterlo. Non funziona. Didi, non ostare. Ah! Sì, ora mi sto ostando. Me l'ha fatto a mano. Glielo devo chiedere. Ma l'hai fatto a mano? Perché non funziona. Stiamo impazzendo. È una cosa illogica. Beh, gli ho detto di non ostare. Ora mi sto ostando. È veramente strambo. Comunque, vabbè, dico, non è ora. Infatti, ora. Vabbè, ok, ora comincio. Comincio. Che qua non vogliamo perdere troppo tempo. Che qua il nostro Virgil Nephilim. Non possiamo farlo aspettare. Buonasera, buonasera. Allora, io non so nulla del DLC, non l'ho mai giocato. Tra l'altro, Sabaku no Tsutorima mi osta con uno spettatore. Non so se mi spiego. No, cavolate a parte, non ho assolutamente idea di come possa essere. Finisco di sistemare che qua è la. Ah, beh, Firefox che crasha. Che bella, stiamo cominciando così bene la serata. Sono troppo felice. Allora, vediamo se devo rompere i coglioni. Scusate, se salutiamo la monetizzazione YouTube. Come sempre, la ringraziamo perché è sempre presente. Eccoci. Dei trafin, grazie. Ok. Forse se sei spedita è probabile che ti finisca tutta una sola live, addirittura. Allora, cacciatore di demoni. Mi va benissimo. Va bene? Vuoi mostrare tutti i tutorial o solo quelli specifici? No, tutti i tutorial. Vediamoceli tutti. Noi siamo dei normi. Puoi separare Doppelganger da Vergil seguendo le mo. Ah, belle queste cose animate in stile comic per risparmiare. Mi fa bene, bene, dai. Dov'è? Questo è dopo il finale di DMC. Penso. Mi sembra ferito. Mi sembra ferito, sì. Non ci sono i sottotitoli, allora li mettiamo. Ok. Non possiedo più nulla. Mio Dio. Cosa sta succedendo? Sì, ho letto che c'era un fumetto. Ma a me sinceramente di questo fumetto mi frega zero. Piuttosto mi compro il fumetto prequel di Devil May Cry 5. Quanto sei brutto. Questi capelli a. Che cos'è? Quindi non ha più il cuore, che è successo? Ora mettiamo i sottotitoli comunque, evidentemente sono disattivati. Esatto, sono disattivati, non so perché. Trip Che con la posto è droga, questo? esatto. Che posto è questo? Non lo sa manco lui. Che
Ok, siamo feriti, zozzi. Non fa il doppio salto lui, però. Lui non ha il doppio salto, salta direttamente a doppio salto, non salta direttamente all'altezza. Che okay, siamo spettinati, ma comunque fichetti. Ok, questa è la mossa standard, quindi farà. Lo sai, va bene. Poi avrà lo. Ok, va bene, questo è uguale. Che cazzo? Ok, la schivata, super figa. Vabbè. Ha le spade di Noctis, ok. Lui non è il salto doppio, è il salto addosso a Dante. Ecco. Quindi questo non è l'oblio. È tipo l'inferno. Non può essere neanche l'inferno. È come se. Boh. Perché non siamo morti. Vediamo. Certo che comunque le animazioni fatte a fumetto un po' mi fanno tristezza. Cioè. Finché Darksiders. Però qui è proprio ship. D'accordo. Ah, quindi ha pure la spinta angelica lui. Molto più figa di quella di Dante. Questo Vergil è mille volte più lento dell'originale. Sì, poverino. Vabbè, deve ancora crescere. Non è vero. Che sta facendo? Non funziona. Il mio amuleto è sparito. Vabbè. E quindi non puoi fare il doppelganger? Va. Ok. Strawberry Ice, grazie. Sì, sento il plot, ragazzi, lo sento anch'io il plot. Lanciare. Vabbè. Quindi per ora i nemici sono comunque uguali. Oh, l'ha schivata, va bene. Questo ce lo sapevamo. D'accordo, ascesa e discesa. Attenzione, che cosa succede? Niente. In live no, i Devil May Cry ho sempre portati su YouTube. Questo essendo uno spin-off l'ho portato su Twitch. Però li ho sempre portati su YouTube. Quindi mi farebbe strano fare una serie su Devil May Cry 5 live. Ah, i flashback di quanto erano. Virgil. Triste. Povero Virgil, ti sei perso. Oh no, anche qui. Anima intrappolata in limbo. Sì, ma. Vabbè, ok. Quindi siamo nel Oh, limbo. diavolo, Dante. Al diavolo, Dante, non si può sentire. Prima di queste live, Virgil era Virgin. Non dovrebbe fare ridere questa cosa comunque. R2 più. Ah, lo fa pure lui quindi. Lui lo fa in modo molto più figo però. Ok, ho sbagliato tasto, scusatemi. Ah, ma quindi. È distinto il doppio salto. Distinto pensa al doppio salto. Sono una stupida. Cioè, il fatto che abbia un lungo salto unico mi confonde. Cosa c'è qua? Qui si avanza. Attenzione. Ah, non ti incastrare. Maledetto. Niente, non si. Beh, ha perso. Niente, devo andare avanti. Non si risale più. I ricordi della penetrazione. Ragazzi, siete veramente brutte persone. Oh no. Altri nemici. Corvi. Quindi questo è nuovo, dai.
i mostri vedono sempre malissimo? Attenzione, nemico nuovo. Fuoco fatuo. Aia. Vieni qua. È difficilissimo leggerlo, non lo vedo. È sparito. È diventato un nemico come gli altri. Sono molto confusa. Ah no, è ancora lì. Sono solo apparsi altri nemici. Non sto capendo nulla. Quindi a volte lo posso colpire, a volte no. Va bene. Punto potenziamento ricevuto. Vabbè, questa cosa è uguale. A volte non lo posso colpire. Si è ricaricato sto cazzo. Non capisco perché. E ora è esploso. Un fuoco fatuo un po' insolito. Molto poco fatuo e per niente fuoco. Alfa gamma teta, grazie per la qualità. Mio Dio, in questo momento sono più confusa che persuasa. Non ho capito niente di quello che sta succedendo. Quindi non saprei quanta qualità vi sto portando. Ci provo. Allora, adesso abbiamo un bel potenziamonto. Abbiamo in più... Ah, quindi già tutto tranne il balzo sul nemico non ce ne frega nulla. Questo fa danni più gravi. Vabbè. Slasher impalante. Attenzione. Spada dell'illusione, richiama una spada mistica e Virgil usa per trafiggere i nemici col potere della sua mente. Voi ricordate a tutti che Virgil di Demon Slayer 4 parte 5 è stato fatto partendo dalla base del moveset di questo Virgil, non quello del 3. Oddio, a me pare uguale a quello del 3. Il moveset di Virgil del 3 è questo. Fa le stesse identiche cose, il salto con la fendente verticale, il colpo a distanza, il doppelganger. Io non lo so sulla base di cosa stai dicendo questa cosa. Cioè, questo è il Virgil di... Io ho giocato a Devil May Cry 3 da poco ed è uguale, solo molto più lento. Cioè, quindi non penso proprio che... Cioè, comunque, possibilmente si saranno anche basati su questo, ma questo è chiaramente ispirato a Devil May Cry 3. Cioè, proprio senza ombra di dubbio. Figlio mio! Figlio mio! Sei morto. Ah, sì? E quando? Cosa? Esatto. Proprio come me. Ma puoi uscire. Hai ancora una possibilità. Quindi questa è la mamma. La luce. La luce. Ed esci di qui. Ma perché? Sono morto e posso uscire. La luce. La luce, ok. Ok. Vabbè. Ma fidiamoci. Figlio mio. Ok, per ora sono molto confusa, però mi fido. Ci fidiamo? E lì come si va? Aha! Segreto! No. Niente segreto. Rip. E... Attenzione. Mamma mia, è proprio... Cioè... Ma che brava che sono. Ma che brava che sono. Posso uscire da qua? Assolutamente no. Ovviamente devo fare di nuovo il giro. Che cosa divertente. Arrampicati, ti prego, cretino. Scusate. Sì. Ok, la cosa comunque che faccia, che prende i nemici con la spada è fichissima. Perché questa è tipo casa nostra.
Ah no, aspetta, c'è il tizio che si lamenta. Opla. Per ora è tutto abbastanza banalotto, però siamo all'inizio. Adesso tutto diventerà più chiaro. Terribile. Figlio mio, trova la luce. Ma la musica non c'è comunque. Non ci sono neanche i commenti per se prendo la S, secondo me. Fare. Aiuto! Scappo! Ok, ho trovato la luce! Ho trovato la luce, mamma! Ho trovato la luce, ma... Non ho trovato la luce. Paradise! Quindi, paradiso... Ah, lo fa, ok. Non lo fa il Savage, cioè avevo paura. Ah, guardalo. Vieni qua. Che per adesso, a parte il fuoco fatuo, sono comunque sempre... Sono i nemici del gioco, eh. Immagino che poi ci saranno boss. Però alle spalle non si fa, eh. Solo Dante può, solo Dante può alle spalle. Non si fa, non si fa. Fanno male, eh? Le sbreccole te le lanciano. C'è già un metà vita. Quando mai sono arrivata a metà vita nella prima missione del primo Devil May Cry, del primo DMC, cioè. Virgil, aspetta, sei in pericolo. Chi cazzo sei? Ehi, Virgil. Ok, questo è Dante. Da nessuna parte. Cosa si prova, fratello? Ad essere sconfitto ancora. Penso che sia tutto nella sua testa, comunque. È chiaramente tutto nella sua testa. Sì, no, è costantemente penetrato e va sempre più in profondità. Ok. Punti stile S. Non ho mai preso S. Jerry, grazie. Non ho mai preso S di punti stile, probabilmente. La sua testa un fuetto di seconda mano. In teoria, se sposti il tasto quadrato in un dorsale a tua scelta, Vergi diventa uno spammano P. Ogni volta viene penetrato Vergi, perde sanità mentale. Piccolo Angelo. Ah, skin, attenzione. Normale. Questa cosa è proprio sbagliata. Questa cosa è proprio... No. No, questa cosa mi fa troppo male. No, questa cosa mi fa veramente male. Non c'è, va bene, non l'abbiamo vista, non esiste.
Non esiste. Allora, io sono lì lì per comprarmi una stella vitale piccola, perché sono un po' cagata sotto, non vi nascondo. Vediamo. Sono probabilmente più difficile di quanto pensassi. Allora, danni più gravi. Forbice del giudizio, mlem mlem. No, slasher impalante, dai. Andiamo. È un po' Vegeta. Sì. Poi bisogna andare da Mimo. Niente, non ce la faccio a leggere la roba dei doppelganger. Slasher impalante, forbice del giudizio. Ok. Sì, però basta infilare le mani dentro Vergil. Sì, però non serve prenderlo da dentro. Quindi ora si è pentito di aver trattato male Kat. Kat. No, Virgil, non ti avvicinare. Aiutami, ti prego. No, non ti avvicinare. Aiutami. Non ti avvicinare, aiutami. Ti aiuto da lontano, cazzo! D'accordo. Allora, modalità angelo. Modalità angelo chiamato per colpi rapidi. Ok. Però non mi hai detto come si attiva la modalità angelo, gioco. Io non so come si attivi la modalità angelo, Mi hai colpito! Non mi hai colpito di nuovo! Ah, giustamente, dite anche voi, e le due sono... ha pure senso. La trottolina buffa. Perché abbiamo questo potere adesso e non l'avevamo prima? Perché abbiamo visto Kat? Vediamo, Se Somaru, questi sono per costantemente penetrato. Ah, quindi la situazione può peggiorare. Che ansia che mi fa il fatto che non ho doppio salto. Non avete idea. Ecco. Sono caduta! Io ho bisogno del doppio salto, non mi puoi togliere il doppio salto. Così, de botto. Ecco le bombe. Eccolo di nuovo lui. Sì, vuoi per favore venire in un posto dove posso colpirti? Non si rompe il ritmo!
Pericolosissimo questo attacco. Pericolosissimo. Il triangolo dell'angelo è pericolosissimo. Ti fa volare di sotto. Perché una spada fa il suono di un ventaglio? Ma è una spada speciale. L'ho premuto R1. Continuo a premere. Ok, devo premerlo in avanti. Per rimpiazzare il doppio salto, non so se devi acquistare. C'è la gemma, c'è l'elevazione angelica. Ora vediamo. Allora, mosse, elenco mosse. C'è la spinta angelica. Elevazione angelica, L2 più quadrato. Ma no, ma non è un doppio salto. Il doppio salto ti fa andare in avanti. Questo ti spinge, ti prende verso il nemico o verso un obiettivo, ma non puoi farla liberamente. È leggermente diversa come cosa. Ok, è molto difficile scegliere da che parte devo andare. Andremo a sinistra. Forse è uguale. Oh, bene, bene. Ho fatto la scelta... Non ho fatto la scelta giusta. Come ci arrivo là sopra? Rip. È un colpo di vicino potentissimo contro il nemico. Siete... Io boh, no. Siete bellissimi. Ok, sento qualcuno che si lamenta da qualche parte. Eccolo. Quindi voi dite che io devo spammare quadrato mentre che è possibile spammare quadrato le spade mentre si attacca. Se li sposti in un altro tasto che non è il quadrato. Ah, ma guarda, c'è un'altra animetta che si sta lamentando. Fichissimo. Però è più difficile, secondo me, rispetto al gioco originale, decisamente. È tipo la prima volta che prendo il sadistic. In DMC comunque lo prendi tipo alla seconda ondata della prima missione. Mamma mia, rallenti figo. Ma di che stiamo parlando? Aspetta, ok. Ti consiglio L1 per lo sparo delle spade? No, mi fate incrociare il cervello. Con L1 io schivo. Se mi mettete lo sparo delle spade su L1 è la fine. Comunque, davvero, non... Saremo bravi e non spammeremo. Noi siamo dei normi. Era necessario... Chi è? Questa è Eva, mia mamma. Cat, non lo capisco più. Virgil, stai lontano! Aiutami! È molto incazzato. E se n'è andato. Quindi mi ha... Ah no, qui in realtà a me converrebbe... Qua converrebbe fare l'elevazione, esatto. Pessima idea! Ok. Dove cazzo l'ho messa la bomba? Cambia completamente la telecamera e io divento scema. Ah, sono due, attenzione. Vieni qua. Aia. Maledetto pezzo di merda.
Sì, ma non andate fuori dalla... dall'arena, cazzo! Restate dentro! Vabbè. Il livello di panico di Lara di essenza è proporzionale alla perdita di udito degli spettatori. Ok. Allora, non mi sembra che mi stia comportando malissimo. Però, ecco, come livello di sfida mi piace perché... Come livello di sfida mi piace perché è più... Effettivamente ti richiede un po' più di attenzione rispetto al gioco base. Questo lo apprezzo tantissimo. Mi sta dando un po' di tensione questa, questa situazione. Sto andando bene. Non ho seguito molto il gioco, ma è morto Vergil. Vergil lo ha impalato Dante, ma non nella maniera in cui sperava Vergil. E quindi si è preso una spada nel petto e ora non ha più il cuore. Il che penso sia anche simbolico. E quindi tipo ora è... diventerà cattivo, credo. Visto che ha detto... Cioè si chiama la caduta di Vergil, per cui penso che diventerà cattivo. Perché prima era... amorillo lui e ora era solo un pezzo di merda che voleva governare il mondo e tutti gli umani. Adesso non immagino che cambierà idea, diventerà ancora peggio. Non si fa, non si chiude la porta in faccia alle persone. E no, e... Lui ha una schivata veramente assurda. Cioè, proprio forte la schivata sua. Scusate se non parlo, ma sto cercando di concentrare per non fare troppo schifo. Mamma mia, la provanza, mi sento proissima. No, mi ha preso, pezzo di merda! Non vedo nulla. Perché la telecamera è così bassa? Vabbè. Adesso toglierà via il suo amore perverso verso Dante e si concentrerà sulle cose più utili come la conquista del mondo o rimettersi a posto la pettinatura. Sì, io spero che i capelli se li sistemi. Con quanti frame quell'animazione? Porterai The Last of Us 2 online? Sì, assolutamente. Allora, sicuramente ne parleremo di The Last of Us 2 quando uscirà. E vorrei parlare, fare anche un gameplay. Io non ho imparato un cazzo. Ti ho salvato dai demoni, te lo ricordi? Ti ho dovuto comprendere l'umanità. Tu mi hai usata e tradita. È vero, ha ragione. Per cui ora mi odi. Ha ragione anche lui. È davvero. Ci hai traditi, Vergil. Vergil! E tuo fratello. Dante. Lui sì che è un vero. Tu starei sempre a quattro zampe, Virgil. Ebbene, Lara, ti informo qui in chat, ci siamo organizzati per chiamare l'avventura del doppio salto salto della quaglia. Bene. Allora, non era Kat, chiaramente, era un'illusione. Che sembrava Kat. Vabbè, questi non sono realmente loro, ovviamente, è tutto nella nostra testa. Bene, ci si sono arrossati gli occhi. SS punti stile, ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, non so se mi spiego. Ma quando mai ho fatto SS punti stile? Allora, questo... Yamato modalità angelo, fendente rapido.
Infligge danni più gravi, fiammata, danni più gravi, strana nascente. Impulso aereo. Allora io direi fiammata, stella nascente. No. Orbit. Sempre. Una merda mi sembra sta cosa. Ne uso così poco. Fai il saracco. Brandi Marte, grazie. Grazie per aver donato queste iscrizioni anche da parte di chi ovviamente le riceverà. Tra cui vedo nomi familiari, tra l'altro. Va bene. Ok, andiamo avanti. Brandivetta è stato di furia, esatto. Bella, brava, intuitiva. E ora pure pro. Cazzarola. SS di stile, cioè. Che detto così suona molto male. Sei stile SS, suona molto male. L'ho uccisa. Hai fatto bene, bravo. Va bene, così. Ma tu chi sei? Potere. Potere assoluto, Virgil. Oh no, pure lui. Sei un figlio di Sparta. Oh no, potere. I need more power! Ma non ha mai voluto il potere, lui voleva... Vabbè, è diventato cattivo. Sì, allora, Paolo, Vergil è profondo, cioè, Dante ti conferma che Vergil è molto profondo. Io non ho più un fratello. Ecco. Che carino. Ero io, quello che fuggiva e viveva nelle baracche. Che bella vita facevi. Guarda chi ha la meglio adesso. Adesso io ho la figa. Non vieni a nessun posto. Forse è per questo che sei qui. Beh, per quello è perché ti ho ammazzato. Mi piace il nuovo look. Cazzo sì. Che volo. Ehi, quassù. Guardalo che è incazzato. Si sta incazzando. Ma fosse almeno come Serran Kagura, dove prende danni e si strappano i vestiti, già sarebbe più interessante. Scusate, vi giuro non lo faccio più. Qui c'è un segreto? No, solo fatto il giro lungo. Bene, soddisfazioni. Ah no, non è vero, c'è un segreto. Quanto sono intelligente, quanto sono intuitiva. Questo è basic level design comunque. Cioè, per adesso vi dirò. Allora, Vergil come concept sì, cioè, è sempre divertente giocarlo. Però allora, il level design è molto meno ispirato del gioco. Musiche non ce ne sono, praticamente, rispetto a DNC base, che comunque ha delle belle musiche. Ah, modalità demone. Abbiamo ottenuto la modalità demone. Scissione vulcano, ape assassina. Ape assassina. Ape assassina. Cioè, come fai a scrivere come mosse? Scissione, vulcano, ape assassina, ma vespa, calabrone, ape, 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 ragazzi, ape. Ape, di che cosa stiamo parlando? Ma questa mossetta! Ok.
Oh, maledetto! Pensavo che fossi fuori range. Maledetto pezzo di merda! Kletson, Vulcano, Legend of Dragoon Style, sì. Dovresti saperlo che non puoi farcela contro il tuo fratello. Impegnati di più. Si è tagliato fratello. Impegnati di più. Allora, per ora è il plot. Ma io voglio quella skin per Donte, comunque. È figa. Fluodonte. Odio i trasporti pubblici. Sì, ma vabbè, fratello, infatti fratellone, vabbè, glielo sta dicendo perché c'è il, no, il top e il bottom, perché teoricamente appunto sono gemelli. Cioè, concettualmente c'è il maggiore, che è quello che nasce prima, però io non penso che Dante sappia chi è nato prima in questo caso, e poi sono cazzate, cioè. Si tratta di secondi, cioè, fottiti. Spara la piattaforma per renderla solida. Così, debotto a caso. Ci piace. Penso si vada di qua. Qui c'è un segreto o no? La cosa assurda è che questo Dante illusorio è molto più vicino all'originale Dante. Ai ai. Cosa mi compro? Nulla, non mi compro nulla perché la croce della salute costa 1000. E ancora non abbiamo il Devil Trigger, che penso si sbloccherà trovando l'amuleto. Cose segrete qua, no? Vabbè, ma questi sono i livelli del gioco base reskinnati e messi a pezzettini a caso. Ah, l'ho evocato, ragazzi, l'ho evocato. Devil Trigger, questo che gli appare così, cioè non c'è un motivo per cui si attiva. Questo è l'indicatore di Devil Trigger di Virgil. Sì. Ogni abilità consuma quantità diverse. Attaccando i nemici l'indicatore si riempie. Ti è premuto per attivare la spirale di spade. Sto tenendo premuto quadrato. Giuro che lo sto tenendo premuto. Io vi giuro che lo sto tenendo premuto. Ah, dovevo tenerlo premuto sette anni. Cioè, vaffanculo. Cazzo, cioè. No. La mia combo perfetta, il mio piano geniale. Sì, ma quindi il tuo Devil Trigger cosa sono? Spade scorreggiate in giro. Non vedo nulla. Dov'è? È morto. Sono riuscita a incastrarmi nell'angolo, cioè, sono stata bravissima. Oh, il cicciotto! Bello lui, bello lui! Aia, mi ha preso, no? Dovrebbe riprendere la memoria, ragazzi. Avrebbe senso qualora l'avesse persa, ma non l'ha persa. Lui è perfettamente consapevole. E infatti tutta questa è una cosa di lui che rosica, perché è stato impalato dal fratello, non come voleva lui. E quindi adesso vuole vendicarsi, non lo so. Quello è il suo lato oscuro che gli dice co... Ok, non ho capito che devo fare allora. Scusami. Io vengo da qua? Sì. Allora...
Ah, io mi sono proprio sbagliato strada. No, vabbè, bene, bene, no, no. Scusatemi. Io, no, perché mi hai fatto apparire da questo lato, girato dall'altra parte? Cretino, gioco cretino. Io già che ho i miei problemi di orientamento. Io va, allora faccio così. Ma sono seri? Ma che cazzo di salto è? Non è possibile, che sta succedendo? Sono al contrario, sono chiaramente al contrario. Sto rompendo il gioco. Sto chiaramente rompendo il gioco. Allora, come non detto, scusate. È chiaramente questa la direzione giusta, cioè è proprio palese. Qui ho sconfitto i nemici. Ok, va bene. Scusate la defiance, non mi smentisco mai. Però sono riuscita a fare un salto che non avrei dovuto fare. Smettila di seguirmi! Gnì, smettila di seguirmi! Lasciami stare! Orientamento 100! Esatto. Quindi qua, beh, questo è il sogno bagnato di Virgil che si sta sfogando. La pagherai per questo. Qui c'è roba, vero? Lo sapevo. Tac. Poi vediamo, eh. Qua c'è gente che si lamenta da qualche parte. Eccolo. Per una volta Virgil si sbatte d'ombra. Ma infatti non ha apprezzato, non se l'aspettava, ragazzi. Cioè, è rimasto un po' così, non se l'aspettava. Io come faccio ad arrivare dall'altra parte? No! Volevo tornare indietro! Strana la telecamera di questo gioco, di questo DLC comunque. Vabbè, tu torni sempre alla ribalta. Tu sei come, se, come il prezzemolino, ti mettono ovunque. Perché sei il nemico nuovo, capito? Quindi. Che devi il trigger di merda, comunque. Sensational, ragazzi, sensational! Ho premuto i tasti completamente a caso. Io nel dubbio, le spade, le spade. Allora, i putti hanno rotto le scatole, eh. I putti hanno veramente rotto le scatole. Ok. Hanno creato un intero nemico nuovo per gli DLC, ma io lo sarei più che possono. No, non posso tornare indietro. Shit. Volevo prendermi. Niente. Intanto qua ridiamo e scherziamo, però io sono a meno della metà della vita, eh. Quando mai è accaduta una cosa del genere nel gioco, eh? Quindi questo va detto. Di menare menano. Di menare menano. Qui c'è niente? Ah ah! Segreto! L'intelligenza! Questo è un gioco difficile. Questo secondo me è il livello di difficoltà che doveva avere il gioco fin da principio in realtà. Però
e vado assolutamente contro i miei interessi dicendo una cosa del genere. Cioè, i boss del gioco sono veramente una merda a livello di difficoltà. Codardo. Non come me, che mi sono chiuso in una illusione mentale mia per sfogare la mia frustrazione nell'essere stato sconfitto come un pirla. Mi è pure colpito, maledetto. Ok, io continuo a sottovalutare completamente il range di attacco di sti stronzi. Ma questo Devil Trigger non mi ricarica gli HP. È un Devil Trigger di merda. Io avrei schivato, però evidentemente non era durante l'animazione, non potevo interromperla. E no, 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 via, via. Via, via, via. Che io mi cago sotto di sì. Mamma mia, al culo. E vabbè, ma mi faccio pure le mosse fighe. Bastava chiamarlo Virgil Triggered, esatto. Ma io mi devo curare da fra poco, ve lo dico. Cioè, sono messa male male. Sono messa malino, forte. Ah, che okay, non è il vero Devil Trigger, è lo scorreggio Trigger. Pare che tu sia in trappola. Corre pure alla ralenti, che carino. Qui c'è qualcosa? No. Ok. Yeah, platforming! Che bello! Yeah! Che bello! Ape macinatore. Ape macinatore blu. No, ape assassino è proprio brutto come nome. È proprio brutto come nome. Ok. Oh, non aspettavo altro. Ah, finalmente tocca a me. Oh! Hai un'ultima battuta, Dante. O la conversazione è finita. Bene. Ti prego, no. Non ti serve. Ma sì, libellula anche, sì. Beh, questo è il sogno bagnato di Virgil, praticamente, ok. Scusate, ha dato una botta fortissima al micro. Vabbè, ragazzi. Tripla S. Tripla S. E ho perso soltanto quel frammento di croce che ho visto, ma che non ho visto dove ci si arrivava. Ok. Siamo in live da un'ora. Non so. Io spero sempre che si sblocchi qualcosa qua. E questo non me ne frega un cazzo del balzo sul nemico. Va bene. Croce Devil Trigger. Io metto la IHP. 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 Senza cuore. No, beh, no, 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 ragazzi. Allora, libellula dolce, parliamone. Le libellule sono delle bestie di Satana, cattivissime, che si mangiano qualunque insetto. Non sono per niente delicate.
Ok, bravo. Ok, si sta guarendo il suo cuore. Hai preso il suo amuleto? Sì, così, perché mandava. Risponde solo a Dago. Però volevo fargli un dispetto. È stata lei a darglielo, ricordi? È sempre stato il suo preferito. Lo sai questo? Il modo in cui ammirava la sua impulsività, la sua passionalità. Dovresti trovarla, mostrarle quello che hai fatto, finire quello che hai iniziato. A me purtroppo, allora, le animazioni comic a me non dispiacciono, però queste sono proprio... Attenzione! La prima volta che la vediamo come modello. La mamma. Ok. Ah, le bimbe nostre, belle loro. Il sistema grado esile. Ah, me lo dice adesso. Me lo sta dicendo adesso? Ogni azione seguita genera. Sì, okay, me lo stai dicendo ora? Ma perché me lo sta. Vabbè. D'accordo. Un fail incredibile comunque, perché volevo... Maledetta! Vieni, vieni qua che ti rompo il culo! Vieni qua! Sì, no, ma non c'è la musica, ragazzi! Non c'è la musica! Non capisco perché non c'è la musica! È assurda questa cosa! Ok, non è Dante! Ma porca miseria, ma metti meno una! Non c'è! Sì, sì, stai soffrendo, vabbè. Ma mamma, sempre la mamma, la mammina. Madre. Presto i tuoi incubi saranno finiti. Sì, ok. Meno male che ho beccato il segreto e non la strada giusta. Qui nulla. Lì però c'è Robina. Come cacchio ci arrivo di là? E non ci posso arrivare. Non ci posso arrivare da qua. Madre! Sì, sì, la musica c'è. Ok, la musica c'è. Però è proprio d'accompagnamento. Cioè, di solito nei Devil May Cry, ma anche in DMC stesso, ha un ruolo abbastanza importante. La senti, la riconosci, ti piace. Un po' me. Qui che c'è? Una caduta. Beh, no. Cosa? Dove sono? Mi ha colpito. Lo sa lui qua. Maledetto. Che mi stanno a guardare i nemici comunque. Oh no, sono di nuovo qui. Allora, va bene. Scorreggio di spade attivato.
Allora, avete rotto le palle, eh? Tu vieni qua. Ok. Non capisco perché la telecamera è così bassa durante gli scontri. Vi sta mancando Dante. Vi sta veramente mancando Dante. Siamo arrivati a questo. La situazione è così disperata. Ah, eccola la strada segreta. Perfetto, un'altra croce salute, siamo tutti contenti, siamo pure fullati. Ce l'ho fatta. Detto è importante, la mamma qui non è un'illusione. Ah vabbè, certo, Dita è morta, quindi potrebbe sì. Ma perché siamo morti? Cioè, il demone più sfigato del mondo se muore con una spadata comunque. Quindi la mamma, cioè la mamma è reale, ha sempre sofferto tremendamente. Perché era tutta tranquilla quando l'abbiamo vista con Dante? Ora nulla, soffre, urla, è imprigionata. Cioè, magari una sua manifestazione. No, manifestazione della nonna di questa arpia di merda. Guardala, guardala. Dove sei? Dov'è? Dov'è? Vieni qua. Non le vedo. La telecamera è troppo bassa. Come sono riusciti a peggiorare la telecamera che funzionava? Eccolo! Grasso lui! Non so come abbia fatto a non prendermi. Sadistic! Basta? Vergine, questo del sì non è morto, è solo andato all'inferno e basta, prendo un portale con la Yamato. Perché avrebbe dovuto andare all'inferno volontariamente? Scusatemi. Cioè, non è per andare contro... Perché? E la mamma è all'inferno, no! La mamma non può essere all'inferno, scusatemi. Vabbè, immagino ci sia una logica, cioè l'avranno, si sarà spiegato da qualche parte cosa succede. Però boh, mi sembra tutto molto a caso. Qui qui che devo fare? Tornare di là. Non è che... No. Ho avuto una reazione proibita a Sparta? Sì, è vero. Il fatto che mi rende perplessa la situazione è che noi con Dante la vediamo. E non mi sembrava triste e sofferente. Cioè, c'era la luce tutto intorno, cose, cazzi e mazzi. Bene, ottimo! Bene, proprio perfetto. E di nuovo cado. Bene. Beh, certo, se i cazzo di nemici stessero dentro l'arena, questo non succederebbe. Che brutte. Ti prego. Ok. Trottolino. Di spade!
durata pochissimo. No, di nuovo loro. Perché stanno fuori l'arena? Ma perché si mettono nell'angolo? Andate via! Venite qua, cazzo! Vabbè, niente, gli piace il bordo. Guarda me sto il nulla. Ha tutto il diritto di guardare me sto il nulla. Dio Dio. Questo è tutto il pianto di Virgil. Dante mi ha picchiato, adesso lo odio. Tutta sta roba? L'originale Virgil l'aveva e basta. Senza supercazzole, gli stava sul culo Dante, fine! Senza menate, oh la mamma Kat, è mia, io piango, il mio cuore oscuro, non ho più un cuore, devo ripararlo, perché sono ferito e soffro, ma vaffanculo! Boh, veramente, oddio, che male all'anima. E questo non è un segreto, no, è solo un gradino. Allora, no, non posso comprare oggetti, non ancora, vabbè, una croce David Trigger, dai. Se abbiamo dura un po' di più lo scorreggino. Scorreggino di spade. Qui si cade. Ok, si cade. D'accordo. Rido per non piangere. Opla. Ok, questa sarà la tomba di mamma. Esatto, lui era andato alla tomba della mamma. L'ha preso lo stesso. Quindi devo solo spammare... Ah, con lei, ok. Con lei devo solo spammare le spade. Niente ragazzi, io premo tasti, ho fatto SSS, non so come, premuto tasti completamente a caso. Cosa mi ha colpito? Schivo qualcosa. Mi ha colpito di nuovo. No, che palle! Che... Mi stanno rompendo il culo! Allora, signorina, lei ha proprio rotto tre quarti di minchia, se lo faccia dire, proprio... Sto morendo, ragazzi! Ah, ora mi curano, con calma, non vi preoccupate. Strega ha rotto le palle, eh.
Che HP ha sta cosa? Ragazzi, io premo tasti a caso. Sì, io li premevo completamente a caso i tasti. Però ha funzionato. Ho vinto. Sta urlando la mamma. Mamma urla, ragazzi. Mamma urla, è triste. Mamma è triste. Ma adesso noi la andiamo a trattare male, sicuro? No, perché tu amavi di più Dante e quindi sei una maledetta troia, proprio come dicevano. Come dicevano gli altri. Cosa mi sfugge di queste anime di merda che non riesco a colpirle? Ti prego! Non ci arrivo! Grazie. Aguzzino. Ok. Tutti i capelli clippati, che cosa brutta. Non capisco! Come gliele rompo? Ok, vabbè, con che tracking incredibile! Ma lo sto colpendo! Ma che cazzo succede? Sì, ma non puoi fargli fare degli attacchi a OE di merda così! Ma che è sta cafonata? Che boss di merda! Ditemi che non c'è più, non si capisce niente. Virgil, sono così felice che tu sia qui. Io pensavo che non ti avrei mai più rivisto. Virgil! Virgil, cos'è successo? È morto. Come? Sono stato io. Cosa? Io l'ho ucciso. Tu l'hai ucciso? Come hai potuto? Era tuo fratello. Era il tuo preferito. Madonna, che cringe, ragazzi. Nell'ombra. Che imbarazzo, che imbarazzo. Beh, ora non più. Ti ho sempre voluto bene allo stesso modo. Cosa sto guardando? Salvato, per poi spezzarmi il cuore. Perché? Guardami, Virgil. Ti sta già guardando. Dio. Cosa sei diventato? Ti abbiamo dato il potere. E tu l'hai usato per uccidere. Dopo tutto quello che ti... I need more power. Quello che mi avete insegnato è sbagliato. Ah, sì? Mi avete dato solo il potere. Nient'altro. Io ti ho dato la vita. Ti ho dato amore. Non significa nulla per te. Dov'è il tuo cuore? Io non ho più un cuore. Non ne ho più. Mio Dio! No. Virgil! Addio. Ti prego! Non lasciarmi! Virgil! Wow! Wow, che bello questo gioco. Drive impalante.
Bene. Non c'è musica perché il budget è andato tutto nella scrittura, mi sembra ovvio. E adesso? Le missioni sono 6? Ok, dai, allora lo finiamo. Come ti senti? Ma chi è questo qua? Sono io. Che brutto effetto. No. Voglio più potere. No, l'ha detto sul serio, l'ha detto sul serio, l'ha detto, gliel'hanno fatto dire. Con quanti frame sta succedendo questa cosa? I need more power. Questo è mio. Cosa sta succedendo? Oh, ma è figo lui. Spettro di Vergine. Cosa sta su? Che schifo. Tutto così cafone. Scorreggio. Mi sta facendo malissimo. Questa reskin del boss finale di Devil May Cry di DMC, comunque bello, mi piace, molto fine davvero. Ah no, ora vola, scusate, vola Deidrafin, grazie, ora lui vola, lui è l'esterno di Sonnet brutto. Che cazzo, come cazzo si schifo sta cosa. Ok. Con calma, eh. Io non ho fretta. Che devo fare? Aspettare? Devo lanciargliele contro? Non posso mirarlo, non posso mirarlo. Dai, basta. Non ci credo. Ma che è sta buffona? Ma che stai a fare? Ti ho già scorreggia. Però quello era tracking, quello era tracking. Devo fare, esatto, devo fare la proiezione angelica con lui. Madonna, che cesso. E sono sicuro che c'è fuori il doppelganger, sicuro, perché figuriamoci. Ah, un'altra fase bella, dai. Bene, dai. Sono pure riuscito a farmi colpire. Questo lo fai no damage. Questo lo fai no damage tipo in tempo zero comunque appena lo è. Ok, non l'ho capito allora. Non ho capito questa mossa. Non lo so quanto costava questo DLC, ragazzi. Già il fatto che venisse pagato, sinceramente, è proprio imbarazzante. Ci hanno modellato un mostro. Uno. Tutto il resto è copiato. Tutto il resto sono asset riciclati. Tutto. Forse solo questa arena è nuova. Con calma, eh. Non abbiamo... Madonna, che merdone. È un cagone incredibile. Ma che sta facendo? Ma che fa? Ma che cosa fa? Con le tue mosse di merda. Fai schifo. Fai schifo. Ma cos'è? Ma per favore. Guardalo lì. Sfigato lui. Sono vergi, sono figo, sono gli occhi neri. Madonna.
Sono. Cioè, sta cosa costa 9 euro. Due bottom siete. Guardate, sta chiaramente godendo comunque. Non vorrei di... Virgil, fallo ancora. Grazie. Questa cosa non la potevi fare prima, perché ce l'aveva visibile il pendente comunque. E ora? Ok. Grazie, è stato bellissimo. Cosa? Mamma. Ok. No, i capelli. No, gli si sono rizzati i capelli. Ma cosa sto vedendo? Sono imbarazzata. Io boh, vabbè. Sono imbarazzata, vi giuro, non... E non ho niente da comprare. Ho fatto un gran gioco di momenti e schivate, ma sono meritata la tripla S. Esatto. Sabacono mai cookie. Cioè, qua siamo proprio a dei livelli. Sono già stato qui. Ma stavolta le cose saranno diverse. Ok. È già successa questa cosa all'inizio. Non dico nulla. Andiamo, eh. Perché abbiamo la fascia illuminata poi? Ah, L3 più R3 per seguire un doppelganger, eccolo. Giustamente, lui non avendo a disposizione il fratello, con chi le faceva le porcherie? Con se stesso. Mi sembra palese. Capito, ragazzi, il doppelganger da cosa nasce? Sì, però posso dirvi che è un bordello, che non capisco nulla di quello che succede a schermo, che è peggio. Che quasi quasi mi ero affezionata alla scorreggia di spade. Non l'ho preso uno. Ragazzi, con calma. Sempre negli angolini, vi piacciono gli angoli, eh? Questo è il subconscio di Virgil, è chiaramente il subconscio di Virgil, perché vi piacciono gli angoli, finisce sempre lì. Leva sto cazzo di scudo, per favore. Leva lo scudo. Grazie. Ah, mi hanno pure colpito così, senza che io vedessi. Mi fa piacere. Vieni qua tu, Statistic! Cos'è successo? Sono fuori dalla... Bottom Edge Lord! Abbiamo la fascia illuminata, questa cosa mi fa ridere tantissimo. Ne ho abbastanza di questo posto. Sì, anche io, se dobbiamo dirla tutta.
Però dai. Eh no, la mappa che crolla a tradimento non va bene però. No! No! Non aspetta, no! Aspetta. Ok. Ok, ok. Lì c'è un segreto, ok, ok. Va bene. Tac. Dopo gangbanger. Esatto. Chi è? Dov'è? Chi è che si lamenta? Chi è che si lamenta? Lì, vero? Mamma mia, che sono bravo! Più in alto, sai, perché è divertente distruggerli, capito? Metteteli più in alto, così perdo più tempo a romperle ed è più difficile, capito? Fanculo. Scusate il sale, ragazzi, ma è proprio cafone sto dire, è proprio brutto. Cioè, se devono fare un DLC così di Virgil di Devil May Cry 5, sinceramente preferisco non averlo. Ma mi raccomando, i nemici sempre fuori dalla mappa, così è più facile colpirli. Vieni qua, vieni qua. Perché non... Ok. Oh, sempre fuori dalla mappa li mettono, eh. Cioè, proprio non c'è verso. Ma basta! Ma ci sono venute queste qua! Di nuovo! State capendo qualcosa? Sono contenta per voi. Vuoi stare dentro la mappa, santissimo Dio? No, fuori, ok? È molto divertente questa cosa. Oh Gesù santissimo onnipotente, benedettissimo, che sicuramente non approva questo gioco satanico. Oh. Ah, attenzione, Walone mi fa un raid proprio nel momento di massima finezza. Adesso sono, mi vergogno tantissimo. Cioè, mi ha beccato nel momento del rant. Grazie mille. Solo qualità. E Caraibi a tutti, ovviamente. Quelli che no, sono rimasti, ho sbagliato strada. O meglio, ho preso la strada giusta. E niente. Oh, allora, sono pazza io o mi mettono sempre i nemici fuori dall'arena per farmi cadere apposta e non farmi fare le combo a terra? Mancato. È proprio strano, sta telecamera così bassa, l'assenza di musica. Non ho tempo per queste cose. Ah, guarda, non dirlo a me, veramente. Meno male che duri poco. In realtà il fatto... Ho messaggio dal level design di questo DLC? Onk! Ah, per pochissimo non posso prendermi la croce salute, quindi niente. Ah,
Ah, eccoli, questi mancavano, non li avevamo ancora visti, eh. Che morte bruttissima. No, io avevo sfidato, No, non vibrare, non vibrare. Che mossa figa. Questo, ok, questo non l'avevo schivato perché non l'avevo visto. Comunque, allora, la scorreggia di spade rompe completamente il sistema di punteggio. È fatta bene se sei il giocatore che vuoi vantarti di essere coatto, ma è proprio rotto. Guardate qua, no? Beh, guardate qua come perdo tutta la chain combo di punti. Ora credi che Virgil sia più potente di Dante con questo nuovo potere? Il fatto è che non posso disattivare le spade scorreggianti, me le devo tenere accese. Non si spengono. Perché non sta diminuendo il Devil Trigger? Si è buggato. Si è buggato. Not Revicaster alla gonna. No, ragazzi, si è buggato. Ma fanno male? Funzionano? Mi sa di no. Sono proprio buggate. Bene. Un tutù di spade. Perfettamente azzeccato. Io sono estasiata da questa situazione. Estasiata. Ecco. Beh, ecco, ora sono sparite. L'ho fatta apposta. È chiaramente fatta apposta. Bene, bene, dai. Sempre meglio. Dico, qualora ci fossero dubbi che era un bug. No, le streghe le odio. Signora strega, lei deve proprio, ecco, sparire. Ma chi è il boss finale? Perché il cattivo Virgil maligno l'abbiamo già sconfitto. Dante? Dobbiamo combattere Dante, penso. No, ragazzi, tranquilli, all'angolo, sempre all'angolo. Sapete quanto è divertente stare all'angolo e giocare in un gioco arena? Troviamoci sempre all'angolo. È il ritrovo degli adolescenti che quando devono fare l'aperitivo. Sono estasiata, ragazzi. Sensational! Downloaders, my complaints. Sì, sinceramente. Io. Boh. Non. Allora. Fino a un certo punto. Ah, ma è proprio buggato. È proprio buggata questa cosa. Non è successo una volta sola. Il fatto è che. Fino a un certo punto, quando eravamo scarsi, mi sembrava più tecnico il gioco. Mi aveva fatto piacere proprio perché mi sembrava più tecnico del gioco base, che effettivamente è abbastanza semplice. Poi niente, abbiamo sbloccato la roba e siamo diventati OP. E niente, adesso abbiamo qua il tutù.
bellissimo. Che bello! Che game design ispirato! Ok, siamo tornati nel paradiso, dalle porte del paradiso, che ovviamente si chiudono. No ragazzi, è bloccato! Aia! Aia, 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 aia! Non avevo visto che era in furia. E ora non riesco ad attivarlo. Non riesco ad attivare il tutù. Non capisco come mai. E vabbè. Aia. Oh, sto morendo, eh. Capito. Ah, bene. No, no, bello. Mettimi di nuovo quel nemico di merda. Esplode. Guarda, ce l'ho pure io la cosa che ruota intorno. Ma si blocca. Sì, vabbè, con quale tracking? Io non capisco, ma non posso romperle ste cose. Vabbè. Evil Within lo vorrei fare tanto, però è un altro genere di gioco, cioè non può essere una sostituzione a DMC, ovviamente, non c'entra, cioè piuttosto per dire Bayonetta 2. È finito? Ve l'ho detto che era un trip suo, era tutto un trip mentale suo. No, vabbè. Vabbè, adesso li comanda lui, sicuro. Loro vengono, lui fa gli occhi cattivi e loro lo seguono, vero? Sicuro. Lo so. Feryl ha il dono della preveggenza. No, Dante's Inferno non l'ho giocato. Bravi, bravi. È finito, sicuro. Non è possibile questa cosa. Lo stile è tutto. Non ho parole, non ho veramente parole. Cosa ho sbloccato? Tipo... Ah, questo è la... Cioè, quindi non ho neanche la versione Shadow bianca figa o sta merda.
non ho neanche skin per la Yamato, tra l'altro, che rimane uguale. For reasons. Complimenti. Complimenti. Unzo penzolo, esatto. No, ma allora, ragazzi, recensione del DLC. Qua non c'è da recensire, semplicemente... è cafone, perché il gioco, DMC, come problema principale è i boss sono molto banali, però il level design è carino, c'è un po' troppo platforming per i miei gusti, però va bene, cioè comunque è una scelta degli sviluppatori, non è fatto male. Qui è un corridoio, i segreti sono messi veramente male, non c'è musica, i nemici sono tutti gli stessi tranne due, di cui uno è un boss ed è una merda. Il moveset è comunque, vabbè, il moveset è il solito moveset di Virgil, vabbè, carino, divertente, comunque è divertente giocare Virgil, ok, è divertente giocare Virgil. Il problema è che piuttosto mettimelo nel palazzo di sangue, cioè, perché se mi devi fare una roba senza musica, senza level design, senza nemici nuovi fondamentalmente, con una trama di merda, cioè piuttosto dimmi, guarda, c'è il palazzo di sangue, c'è il Blood Palace, giocatelo là. Ve lo giuro, cioè, se in Devil May Cry 5 mi mettono Virgil così, piuttosto dicono grazie, anche perché non ce lo fanno gratis. Se questa roba fosse stato un aggiornamento gratuito, ok, dici, è il riciclo di asset totale, con i soldi che hanno guadagnato hanno fatto due modelli nuovi di nemici, due skin nuove, ok. Ma così è proprio cafone, io spero... Cioè, quel disegnatore probabilmente ha lavorato gratis o gli avranno dato 50 euro, perché quello è un lavoro di merda. È proprio, son bozzetti a cui hanno messo il bordo spesso. Tre animazioni, cioè tipo quattro frame per animazione. C'è solo un'animazione fatta bene in tutte le scene animate, che non so esattamente dove sia, dove lui si alza e dà le spalle, lì è stranamente fluido. Tutto il resto è proprio una merda. 9 euro sta cosa, ma non esiste, è proprio brutto, anche perché non aggiunge nulla al personaggio. Virgil ha rosicato perché è stato battuto, va bene, non serviva, cioè non bastava scriverlo, è caduto in un loop di orrore e dolore che ha tirato fuori il suo lato peggiore. Questo DLC ha avuto un secondo director, era un fan della serie, infatti la storia è molto più giappo di un DLC che la fanbase, l'unica cosa che piace di me, vabbè, mi fa piacere, è una merda, cioè io sono contenta che ai fan è piaciuto, a me fa cacare, cioè questa roba è da 6 e mezzo, ma solo perché il moveset di Virgil è bello, tutto il resto è proprio una porcata, non ha level design, non ha asset nuovi, non ha musica, non ha niente, il boss... Il Shadow Virgil, Virgil Oscuro, e sei tu più scarso, cioè il gioco riciclato, e il boss riciclato del boss finale del gioco, più scarso. Cioè stiamo scherzando che ci sono le parti in cui lui si allontana e ti lancia le spadine. Cioè dicevo, vabbè, ho sbagliato qualcosa, deve esserci una meccanica di parry automatico che me lo fa colpire. No, devi solo schivare. Ma che è sta roba? E ho preso tripla S. Senza averlo mai giocato. No, cioè, io non ho fatto così. Nel gioco riso. Qui è proprio brutto. È proprio brutto. 7 per il tutù. Esatto. Quali fan. No, il boss era proprio brutto. Allora, il mostro, sinceramente non l'ho capito. Ho capito che i corallini ti fanno male, non li devi toccare. Non ho capito se li puoi rompere, ma penso di no. Penso sia solo una fase in cui non lo puoi toccare. Ha un tracking incredibile, i nemici di solito non hanno tracking. Questo ha il tracking, cioè ti lancia le rocce, ma sono palle curve. No comment. No, è veramente, veramente brutto. Il gioco è carino, ma questo DLC è una merda. E mi dispiace, perché comunque Virgil aveva delle belle motivazioni. Cioè, alla fine, paradossalmente, di partenza, questo Virgil era più interessante del Virgil originale. Proprio perché, in realtà, lui voleva governare, riteneva gli umani inferiori. Però aveva il suo piano, era coerente. Poi niente, diventa cattivo. D'accordo. Va bene, non ho più il cuore. Ma vaffanculo.
Devil Hunt, ragazzi, l'ho iniziato e finito. La serie uscirà in questi giorni su YouTube e non... Certo, se devo paragonare questo DLC a Devil Hunt, questo è grasso che qua... No, Devil Hunt è proprio bruttino. Tra l'altro, lo dico pure qua, non lo sapevo, l'ho scoperto dopo che ho finito la serie, e lo studio ha chiuso, non hanno pagato i dipendenti... Non arriverà mai il porting per PS4, non verrà mai patchato su PC e non uscirà mai il sequel. A meno che qualche pazzo non si compri l'IP. Ed è ispirato a un libro, tra l'altro, quindi non so se è peggio. Io non so se è una brutta trasposizione della... Al di là dal punto di vista tecnico, narrativamente. Io non so se è una brutta trasposizione del libro, se il libro sia una merda. Però la brutta sensazione che il libro sia proprio una merda. Alien Isolation. Isolation. Lo incastriamo da qualche parte. Tutte buone, sì. Devil Hunt e Agony 2. Il frame rate è meglio di Agony, però. Almeno al day one. Comunque, dai, ragazzi, è tardi. Io devo fare altro. È durato il giusto. Cioè, di più non avrei retto. Mi dispiace. Spero di non essere stata troppo salata, perché è proprio cafone sto DLC. Sotto ogni punto di vista, ma almeno le musiche. Mettimi delle musiche fighe. Peccato. Peccato. Buonanotte, io ringrazio ancora Walone che mi ha fatto un ride inaspettatissimo. Poi è entrato mentre ne stavo dicendo di tutti i colori. Ringrazio i bits, le donazioni, le iscrizioni donate. E nulla, buonanotte. Non sognatevi Virgil col tutù, perché sarebbero degli incubi. Ci vediamo domani. Ciao!